Uela. È bellissimo. Pure. È bellissimo. Oh, ho fatto male. Sì, ciaoone. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Selva di Val Gardena. Siamo qui, ospiti dell'ente del turismo del territorio, per un weekend active e di benessere. Oggi il tempo non è dei migliori, quindi dopo essere arrivati con il nostro fantastico pandino che ci ha prestato la valle per quest'estate, abbiamo pranzato qui in hotel. Arrivati in hotel, abbiamo appoggiato le valigie, ora siamo scesi a pranzo. No, raga. Ma pensavo fosse elettrico, cioè spettacolo. Però. Come mi diverto male. Ma un po' di pepe. E adesso passeremo il pomeriggio nella spa. Quanto pare è previsto per me un massaggino e non vedo l'ora, anche se io ogni volta che mi fanno un massaggio, tempo 3 secondi, dormo, quindi potrebbero anche non fare nulla, io mi sveglio rilassata e dico bellissimo. E poi questa sera ci aspetta una cena fantasmagorica. Oddio! Adoro! È morbidissimo! È stupendo! Ma perché il velluto? Wow! Comunque, la prima cosa che faccio quando arrivo in hotel è sistemare tutti i vestiti. Soprattutto quando c'è un armadio che è il triplo di quello di casa. No, guarda, vabbè, sono tutti belli solitari. No, è esagerare, è il triplo di quello di casa. No, dai, non è vero. Quello di casa è grande. Ci sono molti più casa passi. Nuova, casa ci nuova è grande. Che gnocca. Cibo! Che gnocca. Questa sera siamo al ristorante dell'hotel, però nella parte gourmet. Quindi ci attende una cena. Cofiocchi. Preparatevi. Cofiocchi. Ci siamo un pochino infighettati perché non so, ragazzi, ho messo i tacchi, cioè guardate che tacchi. Ma guardate che pezzo di figa che è quello. Ho dovuto patire 7 amici, su da 7 amici per regalarglieli, ma è normale. Lascio dei finger, poi ve li spiego nell'ordine in cui vanno mangiati. Ok. Sì. Ah, sedano rapa con olio extravergine d'oliva, crema alla nocciola, spolveratina di rapa rossa, wow. Burratina ricoperta con una gelée di concentrato di pomodoro. Burratina? Questa qui. Wow! Una burratina ricoperta con concentrato di pomodoro. Qui invece abbiamo testina di vitello con ribes, noci ed erba cipollina. Qui abbiamo tonno scottato con puttanesca di oliva e concentrato di pomodoro. E pesce alla shir, che è un pesce di lago, con broccolo e crema al pistacchio e pesca. E per concludere il cocktail analcolico ciliegia, cavolo cappuccio e fiori di sambuco. Wow! Posso richiedere il primo? Questo qui? Sì. Esatto. Fiore di cappuccino si chiama, è il nome del fiore. Con della crema al formaggio all'interno. Grazie è mille. Sono fiori edili. Spettacolo, grazie. Buona mille. Grazie. Grazie. Sembra un pomodoro, ma non è. È tipo crema di burrata. Come dice la Navacciuolo, esplode in bocca? No. Un'esplosione di sapori in bocca? No, strano. Non mi fa impazzire. Oh, provo io. Brava, non uscì. No, ma mi devo guardare io. Ma che vuoi dire? Sento dei sentori di... Non è saporitissimo. Particolare. Ma a livello di gusto, non è che... No. Formaggione... Aspettavo di più. Le chips erano pazzesche, le chips erano fotoniche. E qual era il primo? Buoni i fiori, i fiori buoni. Basta, Jimmy. Ragazzi, ha preso il via. Queste
Non le prenderò mai, sono sferi, cioè è olio sferificato. Prendiamo anche 5 o 6. Cucchiaiate d'olio. Sorbetto alla sperula. 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 In mezzo tra il mentolo e la camomilla. È freddo, eh? Mi odio quando lo... Allora, tortelletta di pasta frolla con crema al limone, meringa alla menta, gelato al lampone, lamponi freschi. Per il signore invece, Alice in the Wonderland, si mangia in questa sequenza. La chiave è una cialda di lingua di gatto, budino e cioccolato. Qui abbiamo un crumble di mandorle congelato alla melissa. Il funghetto invece, lo stelo, è di riso soffiato, la parte superiore è una meringa alla rapa rossa. Poi c'è il topolino di marzapane su di un biscotto e uvetta. E il cocktail analcolico, ciliegia, ananas e frutti di bosco. Complimenti. Bravissimo. Grazie. Ah, limone. Da quanto ti dicevo che volevo un dolce al limone? Ne parlavamo una settimana fa. Neanche, qualche giorno fa. C'è del burro di mandorle. Dov'è? Ecco qua, lo chef. Wow. Buon giorno. Buongiorno! Buongiorno a questo! È qui la festa! Ma che forse tante adesso non vanno all'estero. Ci siamo! Ah, si vede benissimo, comunque. Sì. Oh, me ne avevi dati due! Vieni, Jimmy! Signor Billy, se non chiudono questi passi, troppo... Sì, dai. Io però sfigo, sti la nibbia, si va in sorella, poi il problema è molto bello. Esperienza stupenda. Adesso siamo venuti a far colazione, la scena del delitto. Adesso abbiamo 2 ore. Per riposarci, io vi giuro, vado a letto per poi fare una passeggiata molto più easy, più soft rispetto alla scalata di questa mattina. Non so se la fotocamera rende la bellezza, ma è stupendo. Dopo una breve pausa sonno, dormita, siamo venuti in mezzo alle vallate a fare una camminata seguendo i sentieri, vabbè, seguiamo la guida. E la cosa che amo della montagna è che ogni volta che si parte l'obiettivo è tipo fare una passeggiata o una ciascolata d'inverno per andare alla baita, quindi ci si muove per andare a mangiare. I approve. Guardate che spettacolo, cioè, sembrano di velluto, bellissimo. Che io sono cresciuta in campagna e quindi sono veramente stata abituata a essere a contatto con la natura fino a quando ho avuto più o meno 6 anni, 7, ed è una cosa che, cioè, secondo me se cresci a contatto con la natura te la porti dentro per sempre e è un elemento che ti ricarica, quindi io mi sto ricaricando. Charging! Che t'ha detto?
Questa è la nerella ed è un fiore che se si strofina o comunque se, il cui profumo sa di cioccolato. Ma pure buono. Cioè, fammi mangiare. Sì, sì. No, no, ma cioè, sulle dita magari non rimane tantissimo, però cioè, il fiore sì, assolutamente sì. La negritella. Negritella. Poi basta, adesso quei fiori non... Basta, e dopo la stella alpina nelle gritelle, hai già esaurito le tue risorse. Ciò là. Ci sono cose che non cambieranno mai. So che hanno fatto anche una figuraccia in Svezia. Jimmy e la guida. E io, 10 passi più indietro, che se crollo giù dal monte, per fortuna siamo in pianura. Al tramonto, se avete una moto, la non è tanto caro, costa che ne abbiamo 80 euro a persona. Le trovi di sonno, sto no, facendo sentire. Intendevo, sì, sono morta. Sì. Ora siamo a pranzo. Lo fanno bello. Come? È da stamattina che stiamo camminando e su e giù. Non mi sento più le gambe. Quanto ancora? Principessa! Ma ragazzi, ma io posso averlo. Mi sono spiaggiato! Sì. Dovevo farlo! Certo! Avevo troppa voglia, tutta la mattina ne parlo. Non ti hai ricordato un po' quando rotolavi per la Spartan? Sì, sì! Lì c'è il fango, qui c'è un bel verde, un bel tappeto. Oh. Buongiorno, questa mattina la sveglia sarà decisamente più tardi, sono quasi le 11 e stiamo per partire con il nostro tour in e-bike. Io non l'ho mai utilizzata, quindi adesso la testo vi farò sapere come mi trovo, ma deve essere veramente una figata. E andiamo in direzione cibo. Azi, qui si parte, si fa il tour di un'ora e mezza per raggiungere la baita per tornare e tornare in hotel. Quindi ora che abbiamo testato e capito come funzionano, let's go, passiamo alla GoPro. Insalata di fiori. Quando vuoi mangiare dal campo. Il fiore di mia nonna. Sto mangiando fiori. Meglio i fiori dell'aglio. Che stanchezza! Esperienza in e-bike, quella era la mia schiena, stupenda, veramente fantastica. Ciò che fa l'e-bike è quella di facilitare la pedalata e darti un pochino una spinta, però non pensate che non si faccia fatica. Si riescono a compiere percorsi che con la bici normale moriresti o comunque faresti veramente fatica, o nel mio caso moriresti. E questo secondo me è l'ideale, perché ti permette di andare più lontano, di andare più veloce, di goderti l'esperienza, goderti il viaggio senza faticare troppo, però comunque è faticoso. Per me molto, perché non faccio tantissimo spinning, quindi un pochino l'ho sofferto, e tra tutto quello di ieri e tutto quello di oggi, ora
relax. Siamo tornati in hotel, sono le 4:30 e basta. Tutto il pomeriggio lo passeremo in spa. Stanca. Bellissimo, bellissimo passare il weekend così, a contatto con la natura. Buongiorno, questa mattina colazione e poi andiamo a scalare. Top. Appena ho finito di fare colazione. È contento? Quindi tieni dall'alto, non da basso. Con questo sistema di ritura, guarda, per farvi capire, chiudo i moschettoni qui, i moschettoni qua. Figata! Aspetta un attimo, non scendere coi piedi. Non scende? Ok. Adesso. Hai visto Massimo, adesso non hai con tutti questi fiori di sicuro è chiaro che sono nell'ottica di prendere una produzione tipo che loro, ma è ovvio, ma è logica. Il nostro weekend volge al termine. Questa mattina abbiamo scalato, no, abbiamo fatto arrampicata. Veramente, veramente bello. Imparando la tecnica ho scoperto che non servono così tanto le braccia, ma serve di più lavorare di gambe e di addome. Quindi direi che questo weekend le gambe le ho ben, ben distrutte. E basta. Quindi noi adesso partiamo, facciamo un giro per Ortisei e torniamo a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!